Ma nel 91, mi ricordo maggio 1991, e i miei amici giapponesi della Shochiku sapevano, con i quali ogni tanto così avevo degli affari nel senso che mi vendevano i film per Rai 3, tra i quali Ozu, qualche Namura, e sapendo che avevo apprezzato Takeshi Kitano come attore, ovviamente, nell'unico film in cui l'avevo visto, il meraviglioso Furio di Nagisa Oshima, mi dissero: c'è un film che forse può interessarvi. Avevano appena saputo che avrei diretto il Festival di Taormina a fine luglio, quindi 2 mesi prima, e abbiamo una cassetta di un suo film. Dico: ah, un film in cui interpreta dall'inizio alla fine. Dice: sì, ma un film suo come regista. Non ne sapevo nulla. Dice: no, ma in effetti è un film che non è uscito praticamente in Giappone. E dico: ma per l'estero chi l'ha visto? C'è nessuno. E quindi questo film girava da 2 anni. Io non lo sapevo, ripeto. Entrai in uno dei loro cubicoli, questi cubicoli del mercato di Cannes, quelli all'interno degli stand delle case di distribuzione, quindi non sarete le proiezioni, un cubicolo dove uno sta dentro e guarda da solo, dentro un video, dentro un monitor, e parte questo film. Dopo 10 minuti ero completamente preso, avvinto, e è entrato qualcuno per chiedermi se tutto andava bene. Ho detto: va benissimo, è un capolavoro, lo voglio per il festival. Più tardi nel pomeriggio incontrai Marco Müller, che allora dirigeva il festival di Locarno, al quale dissi: ma ho appena visto un film strepitoso, dico, un film di Kitano, non sapevo che avesse fatto un film come regista. Cioè: ah sì, ma è vecchio. E sì, in effetti ho capito che pronto dopo di te, no, è vecchio di 2 anni, e però non è un film impresentabile in un festival, perché intanto è un film fascista, così disse, mi ricordo molto bene, un film fascista, poi comunque un film molto di genere. Io rimasi stupefatto e vabbè, lo invitai in concorso, sperai che la giuria presieduta da Negulescu con registi come Monteiro, Chantal Ackerman, lo avrebbe, come dire, notato, isolato, indicato, premiato. In realtà fu premiato Ken Loach con il suo film più bello degli ultimi 20 anni, credo, Riff Raff, e fu premiato grazie a Montero per il grandissimo Arrieta. Però mi rimase questo rimpianto. Poi 2 o 3 anni dopo fu premiato invece come miglior film Sonatine. Quindi ormai era il terzo, quarto film, non ricordo a questo punto. Ecco, racconto questo perché, non per dire che eravamo stati bravi o che ero stato bravo, ma mi parve talmente flagrante questo talento incredibile di regista insieme di attore. Una cosa apparsa pochissime volte così nella storia del cinema. Così, voglio dire, primo film. Un film totalmente diverso dagli altri film giapponesi, totalmente diverso dagli altri primi film che si vedevano in giro nel periodo. Certo, un film di genere. A me sembrava una reinvenzione di Ispettore Callaghan, di Dirty Harry di Don Siegel, però filmato da qualcuno che avesse visto o che non l'avesse visto, è lo stesso, ma qualcuno che in qualche modo era già o conosceva il cinema di Jean-Pierre Melville, o era già la stessa cosa, oppure qualcuno che aveva già tracce di tanti noir visti in giro, magari in televisione, magari nelle piccole sale di Shinjuku, ma film che so, di Joseph Lewis. Ci sono 2 inquadrature che non possono non rammentarmi, per esempio Big Combo, è una questione di luci, di luci e di ombre, quindi non sto parlando di stilemi narrativi, non sto parlando di impianto figurativo, sto parlando di accensioni. E infatti il suo cinema è un cinema, fin dall'inizio, secondo film Boiling Point, che è compreso nel cofanetto dove trovate anche questo, ahimè molto più sterile, intervento. Cioè, questi 2 film colpo su colpo, ai quali avremmo voluto aggiungere ovviamente Sonatine come trilogia noir, danno un'idea che sembra addirittura talmente integra già da sembrare, come dire, 2 capolavori, uno esploso, Boiling Point, fin dal titolo, e l'altro invece, Violent Cop,
che tra l'altro era un film che non doveva essere girato da Kitano, ma da Fukasaku. Quindi un film apparentemente un soggetto non personale, ripeto, cinema di genere, soggetto apparentemente, anzi sicuramente non suo, e invece trasformato in puro cinema come da un regista di 50, 60, 70 anni, già pieno della malinconia di tutto il cinema, del sapere di tutto il cinema. E questa è la cosa strepitosa di Kitano. Devo dire che dopo Kitano c'è stato un unico cineasta che ha dato questa impressione, ovviamente è Quentin Tarantino, ma in Quentin Tarantino è più facile perché comincia subito con una sorta di estrazione, di citazione, estrazione da una teoria, e da una teoria proprio in senso di ripetizione, da un tesoro di classicità cinematografiche di ogni tipo, di classicità e di eccentricità, e da questo ci sono due capolavori, subito il secondo film, Pulp Fiction, che è infinitamente più bello di Reservoir Dogs, che è già un film a sua volta prototipo, perché condensa tantissimo cinema e insieme lo glorifica in qualcosa di nuovo, sia dal punto di vista della sceneggiatura, che è meravigliosamente scritta e letteraria, letteratura, la migliore letteratura al mondo, diciamo che fa parte della migliore letteratura mondiale possibile degli ultimi 15-20 anni, e poi questa gloriosità visiva e il lavoro sugli attori, tutto è straordinario. Però ripeto, è evidentemente cinefilo, evidentemente post-cinema. Mentre quello che dicevo, gli accenni che facevo, ovvi, Siegel, Melville, Joseph Lewis, sono come dire, inferenze mie e nostre, e per quanto lui le neghi, magari sono anche presenti come tracce di formazione visiva e enciclopedica, ma l'enciclopedia automatica di qualunque spettatore, che si trascina dietro ormai chiunque, anche abbia solo guardato un'ora di televisione al giorno, magari per un mese solo nella sua vita. Si entra in contatto con questo cinema, con questi cinemi, con queste citazioni interne del cinema. Ma la cosa strepitosa è che i suoi film non sono affatto poi questo, non sono affatto intenzionalmente un lavoro sul cinema, lasciano che lo sia il film stesso. E dentro il film c'è questa presenza del corpo chitano, che a sua volta è una provocazione fortissima rispetto al cineasta, perché il cineasta si intuisce che è capace da subito di fare tutto, e quello è abbastanza affascinante e malinconico, uscire con questi due film nel momento in cui, con gli ultimi due, diciamo di diaspora, di autodiaspora, di soluzione, di 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Takeshi e mezzo, 9 infiniti. Sono veramente gli ultimi due film, due dissoluzioni. Sono in qualche modo il contrario dei due film iniziali, che colpo su colpo squarciano il cinema con questa sorta di illuminazione di un nuovo fenomeno, no? Che tra l'altro è in sé un fenomeno assolutamente eccentrico, perché già lui è diviso tra la popolarità del corpo, del segno, dell'attore, che però è abituato a ben altre cose nella televisione in cui era e è ancora una star assoluta, un misto di Benigni, di Baudo, di Costanzo, di super intrattenitore, di conversatore, di solista politico, tutte queste cose insieme, popolarissimo, editore poi, e poi invece autore di questo cinema, per quanto di genere, sempre comunque ascetico, isolato, assolutamente non compromissorio, capace di cristallizzarsi come in sonatine o in Silenzio sul mare, in film assoluti, tra i più belli, diciamo, della storia del cinema. Sono poi migliaia i film più belli della storia del cinema, tra i film che più folgorano, folgoranti e folgorati, come racconta l'ultimo film di Coppola. Questo da una parte, e dall'altra invece un cinema che quasi subito comincia anche a, tanto si cristallizza in questi momenti sublimi, e nello stesso tempo comincia a esplodere. Pensiamo a Getting Any, comincia Jerry Lewisizzarti. L'ultimo cinema è veramente una deriva tra Jerry Lewis, Fellini, Kitano. C'è un senso di autodistruzione, di voglia di ripetere, e nella ripetizione dimostrare il vuoto del cinema, che rarissimamente è stata fatta in assoluto nel cinema, ma da cineasti molto più intellettuali, molto più
presuntuosi e comunque presenti nel dire questo, uno per tutti, Godard. Allora, questo côté, questo aspetto Godard, perfino debordiano, debordante, distruttivo, nichilista di Kitano, fa il paio, e questa è la cosa sublime, con invece la capacità di essere classico, ovvero un cinema che è per sempre e che nello stesso tempo è nulla, sapere di essere nulla e sapere di essere per sempre. Questo è il cinema che ha portato il paradosso assoluto, irripetuto fino ad oggi, se non da lui stesso. Appunto, battito negativo positivo comunque, che ha portato Kitano, Takeshi Kitano, Beat Takeshi Kitano, i due Takeshi, se vogliamo, i due Takeshi che non erano lui nel duo televisivo, ma che qua è lui, sono due Takeshi e saranno sempre almeno due, sempre scissi e sempre perfettamente capaci di mutare in violenza la scena più elegiaca, di mutare in follia la scena più composta, di far sgretolare un quadro, una narrazione, un corpo, lo suo stesso corpo, l'incidente, nel suo zoppicare, claudicare. Buona visione.